chiudiamo questo ciclo di conferenze in questa sede prestigiosa con una relatrice molto prestigiosa e una donna, un personaggio che presentiamo, un personaggio femminile bolognese altrettanto affascinante, la pittrice Lavinia Fontana. Il fenomeno della donna artista prende vita in maniera considerevole in Europa, in Italia, in generale in Europa, tra 4 e 500. Come si configura a Bologna questo fenomeno? Dobbiamo parlare di un fenomeno molto importante e in una città come Bologna, dove l'apparire della donna artista ha acquisito dei caratteri specifici e anche un'importanza specifica. E questo, col buon senso che ci appartiene, lo possiamo spiegare anche perché qui abbiamo una università e nel mondo universitario molto presto le donne sono presenti, quindi c'è una situazione antropologico-culturale che può permettersi l'apparire di questo fenomeno straordinario. Nella seconda città dello Stato Pontificio, in pieno clima di controriforma, la sfida che vuole affrontare a testa alta è la sfida della pala d'altare, cioè dell'arte sacra. La grande pala d'altare, così come la facevano in questi anni a Bologna i Caracci, Bartolomeo Cesi, Sabatini, Sammacchini, cioè come li facevano tutti gli artisti che lavoravano ed erano più o meno suoi coetanei. È una sensibilità nuova che noi appunto vedremo in questo straordinario dipinto, non detto da me ma da Andrea Emiliani, che ha definito questa Natività della Vergine che si conserva a Bologna nella Chiesa della Santissima Trinità, uno dei più grandi quadri italiani ed europei della fine del Cinquecento. Ma ancora secondo me più straordinario è questa, la novità di questo ritratto per la prima volta presentato da Zeri, che lo attribuisce a Lavinia, dove veramente qui c'è anche uno studio psicologico proprio di questa vedova che è abbastanza nuovo, ecco, è proprio una donna che incontra un'altra donna. Ma Lavinia Fontana entra come un uomo nel mercato dell'arte e lei arriva proprio a fare questo piccolo quadro, vedete, dove c'è questa Venere che probabilmente o è una cortigiana o è una moglie che amata, è tutta nuda e sta ricevendo veramente questi doni dagli amorini. E qui veramente lei dimostra di conoscere che cosa? Tutte le seduzioni erotiche delle Col de Fontainebleau, ma anche della corte di Rodolfo II. E questa figura che con una levità si mostra, ma con una retorica di seduzione che non è la donna rappresentata seduttrice da un occhio maschile, è la donna che rappresenta un'altra donna come seduttrice, quindi c'è un'empatia anche molto forte tra la pittrice e la donna ritrattata, e questo è un fatto abbastanza unico. Figlia di Prospero, di un uomo straordinariamente capace di rapporti intellettuali altissimi, da Vasari ad Ulisse Aldrovandi, ad Achille Bocchi, ad Ignazio Danti e via discorrendo. E qui veramente stava nascendo a Bologna la consapevolezza che la pittura poteva essere utile anche alla scienza.